Allora, sistemi di pagamento elettronici per consumatori consapevoli, ma quanto è consapevole oggi il consumatore italiano? Il consumatore italiano oggi ha un grado di consapevolezza relativo. In particolare la globalizzazione e i fenomeni che in questo momento sono sotto gli occhi di tutti rendono le offerte nei confronti dei consumatori plurime, difficili da decodificare e quindi impongono per chi consuma una consapevolezza diversa e migliore per poter scegliere. Questo ci ha indotto, con un gruppo di colleghi parlamentari, a proporre un disegno di legge per l'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole, perché noi riteniamo che si debba cominciare già con i ragazzi a fornire gli elementi fondamentali perché possano essere dei consumatori consapevoli, possano conoscere i fondamentali per scegliere in relazione alla gestione dei propri risparmi quando saranno adulti, in relazione già da giovani alla propria situazione previdenziale, in relazione alle scelte fondamentali della vita. Crediamo anche che questo sia un percorso però da proseguire, per cui nel nostro disegno di legge e nel manifesto che abbiamo promosso in collaborazione con la Fondazione Rosselli, noi lavoriamo per creare sensibilità in ordine alla creazione di una cittadinanza economica, che quindi consenta anche ad altre fasce, non solo ai giovani, di conoscere ciò che è fondamentale per poter scegliere. Abbiamo gli anziani che hanno i propri risparmi che sono costantemente erosi e sono anche a volte non perfettamente consapevoli delle scelte di investimento che vengono loro proposte e poi succedono incidenti che mettono in crisi anche la propensione al risparmio. Quindi, la cittadinanza economica è, a parer nostro, in questo momento uno degli elementi fondamentali per insegnare alla gente quali sono i fondamentali per poter scegliere, per essere consapevoli delle scelte economiche che costelleranno la loro esistenza.